11, 46 minuti in diretta dallo studio 3 di Via Teulada a Roma. Arriva Italia Sì, buon primo maggio a tutti, amici telespettatori. Davvero di cuore, buon primo maggio a Mauro Coruzzi. A voi, ciao Mauro. Salve, ciao a te. A Manuel Bortuzzo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Monica Leofreddi, ciao Monica. Ciao Marco, buon primo maggio. Buon primo maggio a tutti davvero. Una festa che vale ancora di più quest'anno, le parole del Presidente Mattarella lo hanno sottolineato. Ripartiremo, ce la faremo attraverso il lavoro. E allora, quell'omaggio che abbiamo pensato per l'apertura di questa puntata così particolare, in un giorno così importante, parte da questo filmato, è un documento emozionante. È una sera di marzo di qualche anno fa, questo l'avete riconosciuto, guardate, sta scrivendo? Prendo una penna, il pentagramma, Ennio Morricone, premio Oscar, sta scrivendo una canzone. Questo è Stefano Reali che ci ha dato il filmato, che ringraziamo, il regista che tutti conosciamo. Guardate, Morricone scrive questa musica e la scrive per un grandissimo musicista di fama mondiale, si chiama Stefano Di Battista. Attenzione, guardate, adesso Stefano dirà, lo ascolteremo, ti prego riprendi perché una cosa così quando mi ricapita, documenta questo momento, eccolo qui, quello è Stefano Di Battista. L'ho scritto adesso. Morricone al piano, ecco. Dovrebbe essere l'ottava sola, ma che? Mi è male, mi è male. Più bello quella lassù. Ah, ho scritto apposta lassù. Allora qualcuno ci può registrare perché tanto non mi ricapiterà mai più nella vita. Per favore. Stefano Di Battista qui a Italia Sì, benvenuto Stefano. Grazie, grazie. Questa era Flora, si chiama questa così. Questa era Flora, sì, un brano di... La musica di... scritta per te, Ennio Morricone. Sì, incredibile, ma vero. E io sono qui, oltre che per emozionarmi a vedere queste immagini che avete mandato, che sono veramente straordinarie. Dei lavoratori. Dei lavoratori, certamente di chi ama la vita, di chi è produttivo. Ho visto occhi che rappresentano il pianeta intero, occhi che raccontano coraggio. Voglia di ricominciare dalla musica a chi lavora in altre discipline, diciamo così, e mi sono molto emozionato. Devo dire grazie, grazie, grazie a tutti. È un momento difficilissimo in cui, secondo me, la ripresa che avremo modo di rivedere sarà eccezionale. Tutti gli artisti saranno ispirati anche da questo momento difficilissimo. Mi sento semplicemente in dovere di ringraziare, mi inginocchierei, ma evidentemente mi sporco i pantaloni, forse sarebbe il caso di farlo, però direi grazie a tutti voi, veramente, grazie a tutti i lavoratori, perché
quello che hanno dimostrato le persone accettando anche dei divieti che nessuno poteva sopportare sono stati davvero straordinari. Grazie anche ai musicisti e grazie pure a me. Perché no? Certo. Ci sta. Grazie. Senti, a tutti. Noi quel filmato l'abbiamo visto e rivisto, perché vedere... Io non mi era mai capitato, insomma, di vedere Ennio Morricone che scrive una musica. Sì, ma infatti io ho realizzato adesso, in questo momento, quello che è successo, perché poi durante questi anni lo avevo un po' rimosso e era troppo, evidentemente, era troppo. Per la mia mente. Però questo, rivedendo... questo è proprio lo spartito autografo. Sì, rivedendo queste immagini, non so per quale motivo lui abbia scelto me, forse ci sarà un motivo a me ignoto, non lo so. Però è un dono preziosissimo che io ho voluto girare, non credo per sensi di colpa, spero di no, a mia figlia, perché è la cosa che ho avuto di più prezioso al mondo fino adesso, oltre questo brano, c'è mia figlia. E per questo l'ha chiamata così. Flora. Quella era la sera in cui si festeggiava il premio Oscar, cos'era? Quella era una sera in cui... A casa di Stefano Reali, che ringraziamo per il filmato. Che è un entusiasta e organizza sempre queste scene meravigliose dove si incontrano e si fanno jam session, così si suona. E devo a lui in realtà questo incontro. Il maestro con me è stato all'inizio un po' pungente, perché non so, evidentemente testava il mio sociale, poi forse ha visto che venivo anche un po', come dire, dalla periferia, simpaticamente lo dico, gli sono stato simpatico ed è nata una piccola amicizia che poi si è protratta negli anni, insomma. Fantastico. Senti, tu hai, rispetto a Morricone, proprio una venerazione, no? Tanto che adesso c'è questo lavoro, visto che hai fatto, sei andato un po' a ripercorrere, a ripescare un po'. Sì, io ho analizzato tutte le sue musiche, un po' perché lui mi aveva detto lascia perdere, chi te lo fa fare, non fare un disco sulle mie musiche. Dunque mi aveva ancora più stimolato a farlo. E un po' evidentemente lui aveva un po' paura dell'approccio dei jazzisti alla sua musica. Avevo intuito che era un po' timoroso e mi sono messo lì, ho cercato di analizzarlo per bene con gli score musicali, dalla melodia al ritmo e armonia, e non ho toccato nulla, semplicemente con grandissimi musicisti che sono Dede Ceccarelli, Daniele Sorrentino e Frédéric Nardin, un giovane pianista francese, abbiamo cercato di interpretarlo, semplicemente la musica del maestro suona da sola, non c'è bisogno di fare nulla. Come fa a dare delle emozioni così forti? È inspiegabile. Questo è inspiegabile, ne discutevo con altri amici, non si può studiare, lui aveva la capacità, la magia di mettere insieme poche note e creare e mettere sì. Riconosci subito, sì. Bastano veramente tre note. Io anche al mio matrimonio, sì, ho usato una musica, non se lo ricordi, La leggenda, sì, del pianista sull'oceano, che sì, proprio... ne avevo fatta una anche per il divorzio, però no. No, chiedo scusa. Stefano Di Battista, grazie a tutti i lavoratori, buon mondiale. Primo maggio ha aperto questa puntata Italia Sì, grazie a tutti, Stefano, grazie a tutti di cuore, grazie, buon primo maggio anche a te.